Allora, questo è il video dei prodotti finiti. Ho una marea di roba da farvi vedere perché credo che sia un paio di mesi che non faccio questo video e sono tantissime cose di diversi tipi in assoluto. Quindi iniziamo dai prodotti per i capelli. Iniziamo dallo shampoo. Un prodotto che ho terminato è il Clair Men. Questo lo utilizzo ormai da anni e mi ci trovo benissimo perché soprattutto nel periodo in cui la dermatite è più forte riesce a sedarmela. Nonostante non sia consigliato utilizzare prodotti antiforfora quando appunto si soffre di dermatite, io con questo mi sono sempre trovata bene. Mi riequilibra il cuoio capelluto, ha anche della stessa linea c'è cioè anche quello riequilibrante e antiprurito che praticamente mi stroncano tutto e riesco comunque a riportare i capelli in una situazione di normalità senza appunto più le croste, senza più lo schifo che ci può essere quando uno ha la dermatite. Un prodotto che invece mi ha scatenato la dermatite e che me l'ha accentuata è l'Erba Essence, questo qui, quello nude 0%, 0 silicone, 0 coloranti, lo shampoo volumizzante. Allora, io di questo ne ho sentito parlare tantissimo su YouTube, tantissimo soprattutto bene. Purtroppo per me non è assolutamente un buono shampoo, può essere privo di tutto, può essere bio al 100%, può essere naturale quanto volete, però a me mi ha praticamente distrutto il cuoio capelluto. Ho avuto in quel periodo un attacco di dermatite fortissimo che è stato ultimamente accentuato da questo shampoo. Smesso di utilizzare questo, ho iniziato a usare il Clair, sedato tutto, cioè nel giro di uno shampoo mi ha sedato tutto quanto il Clair e ovviamente questo non lo utilizzerò più e non lo comprerò mai più. Stesso discorso anche per il suo balsamo, che anche questo mi ha dato seri problemi in testa. Un prodotto che ho terminato con cui mi trovo bene è la Phyto7. Io la utilizzo non tanto come una crema idratante quanto come un trattamento post shampoo, quindi mi lavo i capelli, li tampono in modo che non gocciolino e poi vado ad applicarla solo sulle lunghezze e quello che poi rimane vado a fare così senza però andare troppo sulla cute e poi passo tranquillamente all'asciugatura e alla messa in piega. Sono anni che la utilizzo, mi trovo bene, i capelli sono comunque sani per quanto riguarda le punte, le doppie punte, le lunghezze non sono secche ma sono comunque molto ben idratate e mi piace molto. Passando invece ai prodotti per il viso, allora un siero con cui mi sono trovata bene e che ho terminato proprio ieri è della Beauty System della Douglas, il Multi Talented Serum. Praticamente è un siero multiuso, io lo utilizzo ormai da molto tempo questo qui e mi piace molto perché comunque ha una formulazione molto luminosa, contiene quasi dei micro glitter all'interno, però non sono glitter, è più una cosa illuminante e una volta applicato appunto sul viso ti dà questa radiosità, questo glow sul viso che è molto carino, però comunque non è ingombrante e poi comunque una volta applicato il prodotto ti lascia la luminosità della pelle, però non è che rifletti come una palla da bowling e io comunque poi lo applico sopra la crema idratante. Un prodotto di cui ho sentito cantare le lodi ovunque ma che secondo me non è niente di particolare è la Glam Glow e questa è una maschera praticamente esfoliante per il viso, una sorta di scrub. Allora, a me perché non piace? Allora, intanto vedete dentro che praticamente è dell'argilla, è come se io avessi utilizzato dell'argilla, quindi come va applicata? Va stesa sul viso, all'interno contiene dei microgranuli, poi una volta che si è essiccata dopo circa 10 minuti si va a massaggiare con movimenti circolatori e appunto dovrebbe dare questo effetto di scrub. Sì, lo fa, però comunque è un prodotto che può essere tranquillamente sostituito, come detto, con un mix di argilla e di polvere, diciamo, di microgranuli di albicocca o comunque di qualcosa un pochino esfoliante, quindi non è questo prodotto eccessivamente raro, come si può dire, e in più costa 20 euro perché questo è un pottino, una mini confezione da 15 grammi e costa 20 euro, quindi forse non ne vale la pena. Io l'ho comprata perché volevo comunque provarla, perché appunto avevo sentito parlare tanto bene, ho detto ok, spendiamo questi soldi, non sono una spesa eccessiva, però comunque
per poi il risultato che ho ottenuto, ho capito che la spesa era eccessiva e quindi appunto, proviamola per vedere appunto se queste lodi siano meno fondate, e per quanto mi riguarda non lo sono. Sempre per il viso ho terminato una maschera antirughe della Sien, questa al Q10, ma una maschera molto, allora in teoria la confezione è con due dosi, quindi una e un'altra seconda uguale, però secondo me una vale, si può tranquillamente utilizzare almeno due volte, perché comunque è molto densa come crema, quindi è molto ben gestibile sul viso e è molto ricca, e quindi secondo me una forse un pochino eccessiva come dose, due è meglio, però appunto l'ho utilizzata per ora solo una volta, quindi non è che ho visto questi grandi risultati. Poi io non è che ho tutte queste rughe, ho forse qui qualcosina, però forse giusto quando sono particolarmente stanca, però normalmente grazie al cielo, nonostante abbia ormai 36 anni, non mi sembra di avere grandi rughe. L'ho chiesto pure a Marco, amore, ma ho le rughe? E lui mi ha detto no, quindi mi fido di lui. Poi sempre in tema di creme sfolianti, ho terminato questa della HQ, questa ormai è vecchia come il cucco, e questa invece mi continua a piacere perché comunque ha questi microgranuli estremamente fini da applicare. Io la applico sotto la doccia, la metto e faccio e poi sciacquo tutto. E mi piace molto, costa circa un paio di euro, no, un euro e qualcosa da acqua e sapone, però comunque io la utilizzo almeno per una decina di dosi, nonostante qui sia scritto 5 dosi, secondo me sono sempre molto, quando vengono sui prodotti indicate le dosi, sono sempre, secondo me, dosi sempre molto abbondanti, molto per l'eccesso, addirittura secondo me con una dose si può fare appunto due trattamenti. Comunque questa ha microgranuli estremamente sottili, che però li senti quando vai ad applicarli sulla pelle, senti che fanno comunque il loro lavoro e la pelle secondo me resta con una grana leggermente più fine rispetto a prima, quindi comunque il suo lavoro lo fa, seppur ovviamente non è che lo applichi e ti ritrovi con la pelle di una ragazzina di 12 anni, però comunque l'effetto comunque di una pelle un pochino più sottile, un pochino più fresca, secondo me lo dà. Un altro prodotto per il viso con cui mi sono trovata abbastanza bene è della Douglas Natural, il Clean Peeling. Allora, questo è bio, è vegano e è certificato Natru, che se non sbaglio è una certificazione molto buona per i prodotti naturali. Io sinceramente, a me sinceramente che sia naturale o che non sia naturale non fa molta differenza, utilizzo prodotti appunto anche non bio, non naturali senza problemi, anzi mi ci trovo spesso anche meglio. Non mi ci sono trovata particolarmente bene perché nonostante abbia all'interno questi microgranuli con cui mi sono trovata comunque bene, ha però un odore a mio gusto un pochino sgradevole, perché mi ricorda un pochino con la memoria il Vinavil, comunque un odore abbastanza chimico e non è proprio il massimo del piacere. In più ha una formulazione abbastanza gommosa che sinceramente non mi è piaciuta particolarmente, quindi non l'ho mai prediletta, e tra l'altro poi mi si è rotto pure il tappino. Ah, ecco, vedete, c'era una puntina di prodotto, i microgranuli all'interno, non so se riuscite a vederli, eccoli. E quindi comunque non lo ricompro. Cioè, i granuli sono comunque grossi, cioè non sono grossissimi, li senti anche sulla pelle, che comunque fanno il loro lavoro, però se poi vado a fare un bilancio di tutto il prodotto, sinceramente non mi piace. Altri due prodotti che ho terminato, eccoli qui, sono della Essence i cerottini per il naso, ottimi, fanno il loro lavoro, ottimo rapporto qualità-prezzo, ve ne ho già parlato più di una volta, quindi non mi dilungherò troppo. Comunque, ottimi prodotti da comprare e da ricomprare, sono due, quindi li ho ricomprati. Poi, un altro preferito adorato è il bagno schiuma della Dove, tutta la linea mi piace, ma questo in particolare, questa profumazione, questa è tè verde e cetriolo, e mi piace moltissimo, ha un profumo molto fresco, molto estivo, che a me non fa problema utilizzare anche tranquillamente d'inverno,
lascia la pelle comunque molto, molto morbida. Io spesso non utilizzo nemmeno la crema idratante dopo, per quanto comunque la senta idratata, forse a volte un pochino sulle gambe, perché comunque ho la pelle molto secca sulle gambe, però per il resto del corpo non ho particolari esigenze, quindi questo pure ve lo consiglio, di questo pure ve ne ho già parlato. Capelli, mi sono scordata di parlarvi della Garnier Fructis Fresh Shampoo senza acqua, questo qui. Allora, io non so se abbiano cambiato la formulazione nel tempo, fatto sta che questo che ho comprato non mi piace più rispetto a quello al passato. Io prendo questo, ho utilizzato quello della Baptiste, che secondo me è di qualità superiore. Questo fa molto poco per quanto riguarda l'effetto di pulizia, l'effetto di rinfrescare comunque i capelli. In più non ha un particolare odore piacevole, cioè come se fosse una lacca, e quindi sinceramente non lo ricomprerò. Credo che ricomprerò appunto quello della Baptiste, che è decisamente migliore. Un altro prodotto che ho terminato, di cui ho sentito parlare estremamente bene, è il Nivea sotto la doccia balsamo corpo, questo qui. Allora, a me questo è piaciuto e non è piaciuto. È piaciuto perché comunque sì, fa il suo effetto, ha la comodità di applicarlo sotto la doccia, quindi comunque se la fai ti lavi con bagno schiuma e poi comunque applichi questo e quindi trovi comunque la pelle idratata, però comunque è un passaggio da fare, quindi in ogni caso è uno step in più, una perdita tra virgolette di tempo in più. A sto punto preferisco comunque farlo all'uscita della doccia senza il rischio di scivolare, perché tra l'altro questo rende il piatto doccia una pista da pattinaggio, quindi preferisco non rischiare la vita e applicarmi la crema corpo quando esco dalla doccia. Tra l'altro molte volte devo comunque applicarla la crema all'uscita della doccia, perché comunque avendo la pelle delle gambe molto secca, appunto ho necessità di un'ulteriore idratazione, e questo da solo non ce la fa. Un altro prodotto che ho terminato, ma di cui però non posso parlarvi approfonditamente perché comunque è piccolino, è della Beauty System della Douglas, la Talasso Body Cream, quindi questa qui, chi sta? Questa è una crema intensiva e rassodante per il corpo, contrasta la formazione di nuova cellulite. Allora, partiamo dal presupposto che io non ho cellulite. Bucia, però non ho la cellulite. Mi piace molto a partire dal profumo, che è un profumo molto fresco, molto marino, che sono quei profumi che comunque a me piacciono molto. Ovviamente, vista la sua taglia, non posso darvi una recensione, un'opinione un pochino più approfondita, però comunque non mi ci sono trovata male, e dovessi trovare comunque la taglia grande, penso che la andrei a comprare. Un altro prodotto che ho terminato e che sicuramente non ricomprerò sono gli Intensive Foot Socks, quindi i calzini idratanti piedi e unghie della Kiko. Non li ricompro perché non ho visto questa grande efficacia. Li ho utilizzati l'altro 3 giorni fa e li ho tenuti anche più dell'indicazione, perché nelle istruzioni è specificato di tenerli tra i 10 e i 15 minuti. Io però, siccome mi ero sbagliata a programmare il telefono, invece di mettere 15 minuti avevo messo tipo un'ora, non so che avevo fatto, però comunque non ho visto appunto grandi effetti. Sono fatti appunto come il disegno specifico, è praticamente abbastanza chiaro, perché c'è la calzetta esterna e poi la calzetta interna in cui c'è il prodotto, e poi si chiude tutto con una linguetta. Tra l'altro questa linguetta tende a staccarsi ogni mezzo secondo, quindi state là ogni minuto a riattaccarla. Però sicuramente una crema idratante, una buona crema idratante e un paio di calzettoni fanno lo stesso identico effetto. Un prodotto che devo abbandonare, nonostante io la ami appassionatamente e sia tra le mie preferite, è la salvettina struccante della Canebo, della Sensai Canebo, questa qui. La devo abbandonare per un semplice motivo, che ormai è ammuffita un pochino e anche macchiata, come potete vedere qui e anche da quest'altra parte. È in queste condizioni per un mio errore, perché più di una volta mi è capitato di lasciarla dentro la bustina invece di tenerla fuori per farla asciugare, e quindi purtroppo ha finito con l'ammuffirsi. Però comunque è durata davvero tanto, perché credo di averla utilizzata per più di 2 anni, quindi
ha fatto il suo lavoro più che abbondantemente. Tra l'altro ha questa, questo tessuto, questa non so che se sia microfibra, quello che è, che fa anche un leggero effetto scrub, un effetto comunque esfoliante, e mi piace moltissimo per questo motivo. Credo che comunque appunto la ricomprerò sul sito di Douglas, penso che si trovi. Quanto stiamo registrando? 28 minuti. E poi abbandono per manifesto odio questa matita della Bottega Verde. La abbandono perché, uno, il tappino si è rotto, quindi è diciamo un pericolo pubblico, perché la tengo nella pochettino da trucco dentro della borsa e è un disastro. Più di una volta mi si è aperta e mi ha probabilmente sporcato tutti i trucchi, e sarà un odio ripulirli tutti quanti. In più è troppo morbida e quindi mi si smonta tutto il trucco, anche se lo metto solo nella rima, mi si smonta tutto quanto e non mi piace, quindi l'abbandonerò per questo. E se avete delle domande sui prodotti che vi ho fatto vedere, lasciatemi un messaggio nello spazio qui sotto, e io vi risponderò il prima possibile. Vi ricordo anche tutti i social, quindi Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat e via dicendo. Comunque trovate tutti i riferimenti qua sotto, anche con i nick, magari se non sono corner curvi. E che altro dirvi? Iscrivetevi se vi è piaciuto questo video, se l'avete trovato utile per qualche recensione dei prodotti che vi ho fatto vedere. Se volete una recensione un pochino più approfondita su qualcosa, fatemelo sapere. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, iscrivetevi comunque e mettete non mi piace, però è sempre un feedback più che gradito. Detto questo, vi saluto e vi lascio al nuovo video, che ci sarà venerdì della prossima settimana. Un bacio, ciao.